Aldo Manuzio è la persona che ha codificato il libro come noi oggi lo conosciamo. Questo signore, originario di Bassiano, nel Lazio, a Venezia, tra la fine del 400 e l'inizio del 500, ha codificato e quindi inventato il libro come lo conosciamo noi oggi. Aldo Manuzio inventa il carattere corsivo e viene utilizzato per stampare i libri piccoli, che è una novità assoluta. Lo sanno molto meglio di noi gli inglesi, infatti in inglese corsivo si dice italic, proprio perché viene dall'Italia del Rinascimento. E poi ha stampato edizioni in greco, in latino, in volgare. Stampa il più bel libro del mondo, o del Rinascimento, se vogliamo essere più modesti. Si intitolava I Pnerotomachia Polifili ed è un libro bellissimo, con grandi incisioni, le pagine composte in maniera diversa, in modo che il risultato fosse davvero un'opera d'arte. Grazie a lui leggiamo per diletto. È stato Aldo a instillare quest'idea. Poi lo scrive, manda un libro a un suo amico e dice: guarda, puoi leggere questo libro nelle pause, quando sei libero, quando hai voglia di passare un po' il tempo in maniera piacevole. Non ha solo inventato un oggetto, il libro piccolo, ma ha inventato il bisogno di averlo. Da allora in poi è cambiato il modo di concepire il libro. E quindi questa è stata la sua grande rivoluzione.